Senza bavaglio, informazione libera, sempre. In questa puntata di Senza Bavaglio parliamo della mobilità passiva in ambito sanitario, ossia dei costi che gravano sulla Regione Puglia nel momento in cui i pugliesi decidono di andare a curarsi fuori, i famosi viaggi e spese, io dico, della speranza. Ovviamente se io vado a curarmi in Lombardia, in Emilia, in qualsiasi altra regione, ovviamente queste spese sono a carico della Regione Puglia e quindi la Regione Puglia dovrà appunto pagare le regioni presso le quali ci siamo andati a curare. Parliamo di cifre pesantissime e dobbiamo cercare di capire perché questa fuga, questi viaggi della speranza. Parliamo di spese, di costi corrispondenti a 213 milioni di euro e quindi un incremento nel 2016, 213 milioni di euro, un incremento di 1,3% rispetto al 2015. Aumentano quindi cresce la fuga, aumentano i viaggi della speranza e le regioni verso le quali ci si è spostati particolarmente sono la Lombardia, 59 milioni di euro di spesa da rimborsare, Emilia-Romagna 40 milioni, Lazio 20. Addirittura si nota come in Veneto, c'è verso il Veneto c'è una emigrazione e quindi si registra un aumento del 16,6% della spesa complessiva, poco più di 13 milioni di euro. Per non parlare poi dei rimborsi che riceve l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Si va fuori per curarsi per varie patologie, ma le prevalenti soprattutto sono innanzitutto l'oncologia, quindi i malati di tumore, e poi anche per ortopedia e problematiche relative all'apparato circolatorio e anche per traumi di avvelenamento. Le spese maggiori sono ovviamente per patologie oncologiche, per tumori. Parliamo infatti di ben 10.300 casi di tumore curati fuori per una spesa di 48 milioni di euro. E parlando di spese per patologie oncologiche, abbiamo cifre da record per quanto riguarda la cura dei tumori e quindi le sedute di chemioterapia e radioterapia. Parliamo infatti in questo caso di 2033 casi curati appunto fuori nel 2016 contro i 1881 dell'anno precedente, un incremento appunto di più 8,1%. Quindi le patologie tumorali ci costano alle casse pugliesi, regionali pugliesi, 48 milioni di euro. C'è dunque una fuga molto costosa. Dobbiamo cercare allora di scoprire le cause di questa fuga. Ma intanto dobbiamo dire sono stati effettuati degli studi in proposito, c'è un discorso di qualità. Se io me ne vado fuori è perché evidentemente altre zone, altre realtà italiane e quindi le regioni Lombardia, Emilia Romagna, Lazio mi danno uno standard qualitativo migliore, almeno crediamo che sia migliore. Poi magari determinate patologie non possono essere curate nella zona, nella regione di residenza e quindi ovviamente si va fuori, o anche ci sono le lungaggini, le lunghe liste di attesa. Quindi le cause sono o qualità o assenza di
del servizio sanitario per quella patologia sul territorio o ancora le lunghe liste di attesa. Emiliano ha lanciato una proposta, quella di creare una mappa delle eccellenze del Sud, ossia un progetto che veda coinvolte sinergicamente le varie regioni del Sud, in modo tale che investano in termini di ricerca, in termini di offerta sanitaria, ma in rete, come dire, in maniera collegata tra loro. Però, ripeto, dobbiamo cercare di approfondire ancora di più il problema, perché abbiamo menzionato ben 10.300 casi di tumore curati fuori, ma perché avviene questo? E alcuni primari esperti del campo, Maurizio Portaluri, primario di radioterapia oncologica al Perrino di Brindisi, Gianmarco Surico, ex direttore dell'oncologia medica del Vito Fazzi di Lecce, ora al Miulli, individuano due cause prevalentemente per le quali i malati di tumore vanno fuori. Uno, perché evidentemente c'è così una certa diffidenza verso le strutture nostre, forse sicuramente perché non c'è stata una corretta informazione intorno ad esse, e quindi c'è questa diffidenza e quindi si va fuori, ma anche perché le varie strutture, le varie realtà, le varie strutture relative appunto alla cura della patologia oncologica, come dire, queste realtà non sono collegate tra loro, in buona sostanza non sono in rete, in buona sostanza non c'è, come dire, un percorso di accompagnamento nei confronti del malato oncologico. In altre parti d'Italia è proprio la struttura pubblica che prende in carico il paziente e lo accompagna dal momento in cui scopre la patologia, attraverso l'iter della cura, degli eventuali interventi chirurgici o di altre vie alternative come radioterapia, chemioterapia, cioè non viene abbandonato né a compartimenti stagno, ma le varie fasi della patologia sono correlate tra loro e c'è una struttura appunto che ti guida, che prende per mano il paziente. E questo purtroppo evidentemente da noi non accade, e proprio in questo modo il cittadino si scoraggia, si sente abbandonato e va in una struttura del nord che invece lo segue, dall'inizio alla fine. Così come al sud e in Puglia in particolare è difficile entrare nella rete oncologica, a differenza del nord, perché qui devi fare hai accesso nel momento in cui, cioè è più facile l'accesso nel momento in cui tu vai, ti sottoponi a visita privata, a visita appunto in libera professione a pagamento. Viceversa, in altre realtà del nord è la struttura pubblica che ti introduce, così, per così dire, nella rete oncologica. Cioè, mentre qui tu vai a visita privata dallo specialista che poi ti individua un certo percorso, ti consiglia, in altre parti d'Italia non è così. È la struttura pubblica che fa tutto e che, diciamo, ti rende un servizio completo, come magari uno pensa che invece sia il privato a renderlo, o meglio, il privato, il medico
in regime appunto di libera professione. Ecco, abbiamo cercato di individuare la causa di questa fuga verso il nord, quindi uno, la diffidenza verso la struttura, perché le strutture non c'è informazione, ma anche perché non esiste un percorso unitario attraverso il quale appunto tu dal momento in cui fai un esame istologico e ti trovi un tumore arrivi alla fase della cura, dico per dire attraverso chemioterapia, radioterapia e quant'altro. Qui da noi in Puglia non c'è appunto questo percorso unitario, come dire, in rete, non c'è un sistema di accoglienza e di accompagnamento e di informazione. Ecco la causa, diciamo, di più facile individuazione, più verosimile, che determina questa fuga. Fermo restando che poi, al di là di tutto, su questo non possiamo negarlo, e secondo me questa è poi la ragione anche forse prioritaria rispetto anche al discorso di questo percorso di accompagnamento, è la qualità. La qualità che al sud, evidentemente in Puglia, per quanto sia apprezzabile, non è ai livelli per esempio di un istituto tumori di Milano o di altre strutture, dico Milano perché purtroppo ho avuto un'esperienza diretta in questo modo, ma vedete c'è purtroppo questa fuga, 10.300 casi che la regione appunto si deve sobbarcare. E parliamo anche e soprattutto della realtà di Taranto connessa all'Ilva. Che dire, abbiamo voluto analizzare questa situazione con l'auspicio che i viaggi della speranza abbiano a diminuire. È davvero una tragedia in tutti i sensi, non solo per il malato, ma per chi gli sta accanto. Anche per chi gli sta accanto. Alla prossima, con l'augurio, con l'auspicio, ripeto, che queste trasmissioni, che sono certamente di denuncia, servano ad aprire gli occhi e le orecchie a chi le ascolta, ma che spingano a migliori decisioni i nostri governanti. Buon proseguimento. Senza bavaglio, informazione libera. Sempre.